Buongiorno e benvenuti a Share Radio TG, edizione speciale giugno 2013. Iniziamo subito con un servizio su Baggio, che è il quartiere che ci ospita. Cristina, Angela e Sabrina sono andati nei giardini della biblioteca a chiedere che cosa ne pensano del nostro quartiere. Ecco il servizio. Cosa vi piace di più di Baggio? Ce ne sono tante di cose che ci piacciono di Baggio, partire dal Parco delle Cave, la biblioteca, poi Baggio in sé, il centro storico, è molto bello. Suo aspetto popolare forse? No, anche il balzo, Share Radio. Sì, Share Radio poi nel cuore proprio. Allora, a Baggio cosa mi piace? Le cave di Baggio, assolutamente, il parco, che è un parco favoloso, Share Radio, ovviamente, i miei amici, Carlotta Bettini, qua con me oggi, certo, Matteo, anche se è di Monza, Radio Biblio, assolutamente, Share Radio, Rainbow Road d'Italia, c'è un elenco enorme di cose che mi piacciono. A te cosa ti piace? Beh, la situazione in biblioteca direi che spacca. Le persone che ci lavorano e che ci lavorano anche gratuitamente, ovvero tutte quelle persone che si impegnano gratuitamente per il quartiere e che fanno parte di associazioni o altre realtà come Share Radio. E cos'altro ci viene in mente? Tipo quella del terzo piano in via Valsese, non lo so. E cosa vorresti cambiare a Baggio? Cosa vorrei cambiare a Baggio? Forse il degrado di alcune zone. I baggesi. C'è poca vita notturna. Esatto. Cioè, se tu dici esco fuori la sera e voglio andare un posto vicino, non è che c'hai molte alternative, devi per forza prendere la macchina per spostarti. Non lo so, forse più spazi per i giovani. Di Baggio vorrei cambiare alcuni piccoli quartieri come quello di Via Quarti, che sono quartieri un po' difficili e complessi per una serie di motivi, che però nascondono probabilmente molte risorse di cui Baggio potrebbe fruire, e mi piacerebbe cambiarli. Altra domanda. La biblioteca ha riaperto la sera e cosa ti piacerebbe che proponessi? Allora, noi proponiamo, ti brucio così di partenza, proponiamo una cosa, entreremo, speriamo, incroci i pollici delle gambe, dei piedi, di qualsiasi pollici nella mia testa, nel mio corpo. Perché parteciperemo alla Week Pride, la settimana, alle 5 giornate Rainbow di Milano. Magari dei cineforum. Se facessero suonare qualche gruppo, magari anche di giovani un po' più, perché non siano proprio le prime armi, però un po' più promettenti, che abbiano un po' di seguito, potrebbe diventare un bel... Sì, dei piccoli eventi, magari anche soltanto una volta a settimana, anche di vario genere, comunque la cultura tutto tondo. Sì. Noi vorremmo proporre i libri parlanti, è una cosa molto particolare, non svegliamo nulla, se succede noi faremo la festa. Piacerebbe cose per giovani, sempre iniziative per giovani di diverso tipo, dalla musica alla cultura, a qualsiasi tipo di attività che possa veramente coinvolgere i giovani tutti. Quelli che normalmente si trovano nelle piazze o in via Quarti nel parcheggio, a quelli che vanno all'oratorio o in parrocchia. Ma che cos'è Share Radio? Ecco uno spot che lo pubblicizza, realizzato dagli studenti della scuola Rosa Luxemburg, classe quinta grafici. We'll be right back.
Ok, sì, però. Il comune sta pensando alla chiusura del servizio serale della biblioteca di Baggio. Ecco che cosa ne pensano alcuni utenti. La cultura ti mette le ali. La cultura ti mette le ali. La cultura mette le ali. La cultura ti mette le ali. La cultura ci mette le ali. La cultura ti mette le ali! La cultura ti mette le ali! La cultura mette le ali! Dai! La cultura ti mette le ali! La cultura ti mette le ali! La cultura ti mette le ali! La cultura mette le ali! La cultura mette le ali! La cultura ti mette le ali! La cultura ti mette le ali, ovvio! E proprio nella biblioteca di Baggio, Share Radio ha organizzato una serie di workshop serali sulla comunicazione. Ecco com'è andata la lezione sui flyer. Ah, siamo qua con Chiara Birattari, conduttrice del workshop, anche esponente di Serpicanaro, e nonché baggese doc. Baggese doc, soprattutto. Per cui così, un parere sulla serata e poi il senso di fare una cosa di questo tipo a Baggio. È andato molto bene. La classe attenta. Insomma, è stato proprio un dialogo, ecco, non è stata una lezione frontale. Dialogo di livello. Di alto livello. È andato molto bene, soprattutto sulla parte creativa. E quindi insomma vedere un po' diverse soluzioni grafiche, ma non solo grafiche, proprio anche di creazione di contenuti un po' altre, insomma mi ha aperto nuovi orizzonti. Quindi non solo come utilizzare i programmi, ma anche che cosa ha senso dire, come dirlo, cercare di essere interessanti e di non usare troppe parole, usare le parole giuste in modo simpatico, con ironia. Software libero o software proprietario? Assolutamente libero, però uso quello proprietario. Sempre nella biblioteca di Baggio si è parlato della rivoluzione di Twitter. Ecco il servizio. Dichiaro aperta Twitter, la rivoluzione, primo workshop. I baggesi vittoriosi che hanno ottenuto l'apertura serale di una biblioteca milanese fondamentale e cruciale. Mio Mix fin dal 2009 usa Twitter, ci ha creduto pesantemente e io personalmente mi sono convertito all'uccellino blu dopo la rivoluzione verde iraniana e ho twittato per le proteste di Copenaghen al Kramatzami. Facebook richiede una reciprocità, no? Tu sei amico e l'altro deve accettare di essere tuo amico. Questo non avviene assolutamente su Twitter. Per dirle in uno slogan, Facebook ti chiude nel tuo mondo e Twitter ti apre. Ho partecipato al primo appuntamento di Citizen Journalism e Libertà di Espressione a Baggio, Twitter la rivoluzione. Molto interessante, quindi invito tutti veramente a partecipare anche agli altri appuntamenti che riguardano video, TG a chilometro zero, insomma, giornalismo attivo sul territorio. Io sono di Baggio, mi piace questo quartiere, voglio che sia ancora più bello, più partecipato, perché ci sono tante cose da dire, da fare. E Alex Foti di Milano X, a termine della serata Share, ti dedicato a Twitter, perché Twitter a Baggio?
perché è un modo di viralizzare campagne sociali, campagne di impegno civico, attivismo ecologista. Per esempio, alla fine di questo workshop, che è durato 3 ore, abbiamo lanciato la campagna BBC, Baggio Bene Comune. E come si fa a fare televisione per i social network anche con dei mezzi di fortuna? Ce lo spiega un'esperta. Ciao, chi sei? Sono Lorenza di Big Mamma. Come mai sei qui stasera? Sono qui per tenere un laboratorio di combat video. Cosa vuol dire combat video? Me lo sono inventata io. Finalmente ho potuto fare un laboratorio sul mio lavoro come volevo io. Di cosa ti occupi? Io sono una filmmaker, ovvero faccio video dalle riprese, dall'ideazione alle riprese al montaggio. Da quanti anni ti occupi di questa attività? Ho fatto la scuola di cinema a Milano, la Civica nel 2000. Poi ho iniziato, in realtà la prima ripresa a 16 anni, mi è andata in mano una telecamera, un battesimo, e dai vai, fai le riprese. Poi diciamo ho cominciato poi a studiarla e ho iniziato a lavorarci, guadagnandoci, diciamo così, nel 2003. Torniamo sul combat video, spiegaci un po' meglio in due parole cosa significa. A combat perché sono quei video che vanno fatti in fretta, in situazioni veloci e senza avere dietro un percorso lungo come potrebbe essere un documentario. Sono quelle situazioni dove noi vogliamo raccontare qualcosa che succede, che accade, quindi il cinema del reale, e subito pubblicarlo e diffonderlo tramite social network. Quindi raccontare qualcosa di importante che sta succedendo non solo attraverso lo scritto, attraverso le foto, ma anche attraverso dei piccoli video virali che velocemente ti fanno entrare in quel mondo. Quindi proprio un modo nuovo e innovativo in base anche alla tecnologia di sì, oggi. Certo, infatti per i combat video, come ho insegnato oggi, si può usare veramente qualunque cosa. L'importante è conoscerla e capire cosa ci puoi fare. Quindi dal telefonino alla macchina fotografica che fa video, a salire alla mia preferita che è la GoPro. Raccontaci del tuo gruppo. Il mio gruppo Big Magma, siamo una light factory, una piccola, se vogliamo dire, usare termini vecchi, azienda, non esiste più. Siamo 4 persone, dei makers, facciamo cose, io faccio la filmmaker, un altro fondamentalmente lavora con le bici, un altro inventa oggetti, un altro è un artista e un musicista, e abbiamo uno spazio comune, una sorta di co-working e un sito comune, un'idea di sostenibilità e di promuovere stili di vita sostenibili attraverso ciò che facciamo. Ok, salutaci. Comunicazione virale, immediata, cioè l'idea è quello che sia immediato, non che ci metta un anno, riprendo una cosa e la pubblico dopo un anno, dopo una fatica incredibile. E quindi cosa ho fatto? Ho guardato, in realtà tramite un regista che mi piace un casino, Chan Park Bok, quello di Old Boy e di Vendetta, Mister Vendetta, sudcoreano, un pazzo, come tutti i sudcoreani, l'ultimo film l'aveva fatto con questa cosa qua. E ho detto, lo voglio. Vedere, non so, è un po' il mio stile e vi do anche delle indicazioni
per farli, ovviamente ognuno poi ci metterà il suo di stile, però vi dico come li faccio io per riuscire a portare a casa dei video efficaci in poco tempo. Io ho voglia di applicarle anche al video, perché il video alla fine è una cosa molto artigianale, è nata come artigianale. E quindi abbiamo preso il timer, ok, qua, e l'abbiamo messo sul tavolo, ci abbiamo attaccato la GoPro. La GoPro fa anche una foto ogni tot secondi, ok, ogni 1, 2, 3, e mi ha fatto fare un giro di un'ora. Non l'ho visto da nessuna parte, però ci è venuto così da fare, e questa è una chicca che vi dico, perché è non ha roba incredibile. Ti viene un video a 360. Dicembre Insieme è stato il titolo di una serie di eventi organizzati da Zona 7 che hanno coinvolto il nostro quartiere di Baggio, ma anche quello di Fleming e la zona di San Siro. Ecco il servizio che riguarda proprio San Siro e la scuola di Via Paravia.
Ma ora sentiamo chi ha coordinato questa serie di eventi. Ci ha raggiunto qui in studio Lorenzo Boati, consigliere di zona 7. Ciao Lorenzo. Ciao, ciao. Grazie di essere venuto. Potresti raccontarci innanzitutto come è nato il progetto Dicembre Insieme? Chi ha collaborato e quali sono state le diverse attività? Certamente, il Dicembre Insieme è un progetto promosso dal Consiglio di Zona 7, in particolare dalla Commissione Diritti e Politiche Sociali. È sorto, è nato un po' dall'esigenza proprio che nasceva dal territorio di rianimare alcuni quartieri molto complessi della Zona 7, che erano in particolare i quartieri di Baggio, Quarto Cagnino e San Siro. Ha visto la partecipazione di molte realtà aggregative del territorio, quindi associazioni e cooperative sociali, e si è sviluppato proprio nei primi 15 giorni di dicembre per riscaldare un po' l'ambiente e quei territori appunto che ho prima citato. Ci sono stati eventi di tutti i tipi, da eventi musicali a eventi per persone anziane, corsi di cucito, orchestre, concerti in piazza e sulle strade dei quartieri, anche momenti sportivi come tornei di pallavolo o altre animazioni simili. Vi siete ritenuti soddisfatti? Ci sarà un seguito per quest'anno? Sì, siamo stati molto soddisfatti perché la partecipazione sia delle realtà associative che dei partecipanti a questa iniziativa è stata davvero, davvero importante. Per quanto riguarda le realtà aggregative, abbiamo visto la partecipazione di circa 40 soggetti diversi sui tre quartieri coinvolti. Alcuni mesi dopo l'iniziativa ci siamo ritrovati di nuovo tutti insieme per fare proprio una sintesi e una valutazione degli eventi e dell'iniziativa, e ci siamo dati appuntamento per riproporre la stessa iniziativa anche per quest'anno. Ti ringrazio Lorenzo. Grazie a voi. E intanto continuiamo con Riprende la Resistenza, un documentario sulla guerra di liberazione, ed ecco uno spot che lo presenta. Credere, obbedire, combattere. Avevo 14 anni e lì è cominciato a sentirsi i rumor, le cannonate della guerra mondiale. Cioè, forse il fatto che noi non siamo comunque mai stati chiamati in causa per un ideale così grande. E a proposito di spot, ecco quello di Amaggio a Baggio. Sono i prossimi eventi che si svolgeranno a Baggio. Ce li racconta Nadia. Il 14 giugno, presso Spazio Teatro 89 di Via Fratelli Zoia, ci sarà l'evento finale del percorso dedicato alla comunicazione proposto da Share Radio in biblioteca. Il 15 giugno, presso la Fabbrica del Vapore di Via Procaccini, festa del progetto MIX Milano per i Giovani.
Infine, l'8 settembre, in Piazzetta Reale, laboratorio e diretta streaming del network di web radio comunitarie. I have a stream. Da qui è tutto.